Buon pomeriggio a tutti, giovedì 8 luglio 13:30, anzi ormai 13:31, in diretta fino alle 14:30. Ben ritrovati Leo Talk, speciale Euro 2020, il calcio sia con voi e a questo punto conosciamo il nome dell'avversaria dell'Italia per contendersi la vittoria finale di questo Euro 2020. Sarà appunto l'Inghilterra che ieri ha battuto in una maniera alquanto rocambolesca per certi aspetti, poi ne parleremo. La Danimarca. Come sempre in diretta, dicevo, dalle 13:30 alle 14:30, anche con voi tutti i giorni, dall'11 giugno, data in cui abbiamo cominciato, fino al 12 luglio, data in cui termineremo, sui canali YouTube, Facebook e Twitch di leovegas.news e poi on demand sulla pagina leovegas.news, dove trovate tutte le puntate che sono andate in onda fino ad oggi con il nostro cast fisso che vedete lì, bello, sorridente, allegro, come Davide Pratelli. Buongiorno Davide, ben ritrovato. Vediamo che cosa c'è scritto qua. Amici ascoltatori, allegria dal vostro Mike, buongiorno. Allora, amici ascoltatori, come sapete, stiamo arrivando, cara Valeria Mondello, stiamo arrivando addirittura da dire. Ciardiello. Come? Ah? Ciardiello. Ah, benissimo, ho capito. Grazie, cara, carissima, bella, la nostra Valeria Fardiello. Bene, io sento benissimo. Tra l'altro, lei come conduttrice, mi ricorda tanto Sabina Ciuffini, anche se lei era più letta, lei invece è molto più preparata, è laureata, una come lei, insomma. Quindi, però Sabina Ciuffini io conoscevo bene, anche le sue sorelle, quelle che avevano il solito marito che si chiamava Ratto, e così venne fuori il Ratto delle Sabine. Bene, amici ascoltatori, allora adesso devo dirvi una cosa importante. Cara Valeria, io devo farti una nota molto importante che ho notato proprio, che ho visto ieri durante la partita Inghilterra-Danimarca. Devi sapere che ieri era ad assistere alla partita la regina Elisabetta d'Inghilterra. E sai dove era posizionata? Guarda qua, nella sala VAR, amici ascoltatori. Ecco la regina Elisabetta, che era nella sala VAR durante la partita Inghilterra-Danimarca. Pare che abbia prenotato anche per domenica, per la finale contro l'Italia. Ai 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 ai, amici ascoltatori, sarà una domenica dura. Caro Mike, lei è la voce della verità e ci ha anche mostrato il dietro le quinte di questa VAR che io mi sono chiesta ieri sera, ma c'è sta VAR oppure non c'è, caro Davide? Perché un conto è l'errore umano e ci può anche stare, ma nel momento in cui hai il supporto tecnologico devi verificare, cioè adesso, Non so, vabbè. va, come si è sempre detto più volte, va rivista questa VAR. Va rivista. Abbastanza totalmente. Comunque ne parleremo, eh? Avremo anche la possibilità, se i collegamenti riescono, di avere un arbitro che ci spiega esattamente la regola. Però insomma, avremo modo. Caro Davide, non so se sai che oggi non c'è Barbazza. Eh Sì, all'impegno con Film Commission, sì, mi no, te lo tolgo. volevo dire. Non so se volevi commuoverti e piangere per il fatto che oggi ti manca il tuo compagno. No, non lo so. No, No, lo so, oggi. più che altro per te, sai, a me, comunque, figurati, più che Però, altro per abbiamo la voce tecnica di Carlo Nicolini. te. Buongiorno Carlo, in diretta dall'Austria. Buongiorno Carlo. Buongiorno Valeria, buongiorno Buongiorno. David. Mi spiace non ci sia Igor perché avevo una bella sorpresa, adesso sono, mi avete messo in difficoltà, non so se mostrarla o no, vedrò, ci penserò Eh no, durante. scusa, allora intanto location meravigliosa oggi dalla quale ti stai collegando, caro Carlo. Sì, sotto una pianta perché piove. Ah, ecco, io pensavo insomma in natura. Ma qual è la sorpresa? Devi mostrarla adesso o dopo? No, no, durante la trasmissione avevo fatto una cosetta, 3 secondi come al solito, sai che io ho il dono, credo, della sintesi, però riguardava un pochino anche il nostro ego. Vediamo, vediamo, Barbazza. Vabbè, vediamo, 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 vediamo. Allora, intanto, mi fa molto piacere che sia riuscito ad esserci oggi perché so che è in giro per l'Italia con la sua trasmissione legata al mondo meteorologico raccontato e spiegato ad un pubblico giovane, ma non solo, perché lui è un presentatore, un amico e un collega, è Riccardo Cresci. Buongiorno Riccardo! ciao, ce l'abbiamo fatta. Ciao Davide, ciao Yeah! Carlo, ciao a tutti. Vedo Carlo che mi diceva che stava piovendo, con un po' di invidia anche, perché qui stiamo per morire di caldo con questa alta pressione, che non c'è scampo, e quindi al Infatti non nord. so se notate, ma io ho proprio la gocciolina di sudore che scende, poi con questa finestra qui, vabbè, Sì, insomma. fa caldo un po' ovunque in Italia, non a nord Europa, però, dove hai visto? Sono belli freschi al nord, eh?
decisamente freschi. Ma il pubblico invece di dire che si suda, diciamo no, siamo un po' bagnati perché abbiamo fatto una doccia. Comunque, Rick, poi ti chiederò anche le previsioni che tu in qualche modo puoi pronosticare rispetto alla gara tra Italia e Inghilterra. Ma poi entreremo in questo con queste previsioni, Valeria. Quindi andiamo un po' a vedere che cosa accadrà. Che cosa potrà accadere? Intanto, l'ho lasciata per ultima, ma perché insomma è anche la nostra ospite femminile di oggi, dal 2018 attaccante del Sassuolo, cresciuta nel Padova, di cui è stata la miglior marcatrice nelle ultime stagioni giocate, pensate, con 58 gol in 59 partite, una media incredibile. Ha partecipato alle Universiadi nella scorsa estate, prima, ahimè, di rompersi il crociato. Vediamo come sta oggi Claudia Ferrato. Ciao Claudia, benvenuta. Ciao a tutti. Buongiorno Claudia, come stai? Come sta il tuo crociato adesso? No, io sto bene, volevo solo dire a chi ha detto che al nord fa caldo, che qui a Padova, dove sono adesso, fa cioè al nord fa freddo, qua fa caldissimo, si sta squagliando tutto, per cui al nord non fa fresco e... Insomma, il mio crociato sta bene comunque. Intendevo al nord Europa però, non al nord Italia. Nord Europa, riagganciandomi a Carlo Nicolini. Cioè, esatto, però, diciamo che... Ragazzi, mettetela in quell'ottica qua, Noi veniamo in, veniamo in Europa d'estate per prendere anche un po' di sole e prendiamo tutti i giorni l'acqua. Se poi da settembre ad aprile siamo sotto zero, insomma, un po' di caldo lo vorremmo. Direi, anche perché lo Shakhtar Donetsk insomma si accompagna a temperature e a climi non di facile gestione anche per la parte più strettamente sportiva. Allora, cari voi, cari noi, finalmente conosciamo il nome dell'avversaria dell'Italia in questa grande carrellata, in questo percorso che ci porterà domenica a contenderci la vittoria di Euro 2020. Intanto Matteo Altini, che ci scrive sempre, insomma, giustamente fa notare la classe arbitrale alquanto scandalosa ieri, ma adesso ne parliamo, Matteo, abbiamo tutto il tempo per discutere e per approfondire. Però prima di iniziare a parlare, io direi di mostrare la clip che la nostra redazione Young ha preparato, che chiaramente si concentra sull'esito della partita di ieri sera tra Inghilterra e Danimarca. Grandissima Claudia Ferrato, dice Fantapaz, grande Paolo altrettanto. Vediamo la clip e poi iniziamo la conversazione, vai. Ieri sera abbiamo conosciuto la seconda finalista. Domenica l'avversaria degli azzurri sarà l'Inghilterra. I britannici alla fine hanno rispettato i favori del pronostico, anche se con più difficoltà di quante preventivate, con una Danimarca mai doma. Nel primo tempo diverse le occasioni da entrambe le parti, ma la partita l'ha sbloccata proprio la squadra ospite, con Damsgaard, vero gioiellino dei danesi, che ha aperto le marcature con una bellissima punizione da 25 metri che si è infilata sotto la traversa. L'Inghilterra ha subito provato a rispondere, trovando sulla propria strada un grande Schmeichel. Il portiere dell'Leicester però non ha potuto nulla al 39esimo, quando Kier ha deviato in porta da pochi passi un cross di Saka nel tentativo di anticipare Sterling. Nel secondo tempo meno occasioni, ma ancora super Schmeichel per salvare su un colpo di testa di Maguire. Tra le sorprese, nonostante il forcing finale, la partita è arrivata ai supplementari e decisa nella prima frazione. Tra le polemiche, con due palloni in campo nell'azione e nessuna immagine a mostrare chiaramente il contatto tra difensore e Sterling, l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore agli inglesi, con Kane che prima si è fatto respingere il tiro, ma poi ha ribadito in rete il definitivo 2-1. Sarà Inghilterra-Italia. Saremo sfavoriti per diversi motivi, avremo uno stadio intero a tifare contro di noi, ma è vietato non crederci. Il titolo è a un passo. Sicuramente è vietato non crederci. Claudia, ieri hai visto la partita tra Inghilterra e Danimarca? Sì, l'ho seguita, è stata interessante, devo dire che un po' tifavo per la Danimarca, però vabbè, è andata così. Anche tu, Riccardo, tifavi per la Danimarca? Io tifavo per i danesi, i nostri amici della Danimarca, non simpatizzo molto come tanti altri, ecco, per gli inglesi, per l'Inghilterra, però è andata così e adesso ci ritroviamo loro avversari domenica, quindi dobbiamo insomma fare squadra più che mai. Senti Carlo, al di là dell'episodio sul rigore che poi ci arriviamo, ha meritato l'Inghilterra la finale rispetto alla Danimarca? Secondo me no, era una partita alla pari che a quel punto secondo me era giusto si risolvesse ai calci di rigore, che comunque sono una lotteria, però chi ne fa uno di più comunque sia
è più bravo oltre che più fortunato. L'episodio è troppo scandaloso, se non per il discorso VAR, ma anche per i due palloni in campo. Da che mondo è mondo, anche all'oratorio, quei due palloni in campo, come vediamo, l'azione si ferma e l'arbitro fa una palla a due. Quindi che non me la vogliono inventare, che spiegarmela come vogliono, questa qui è una ladrata fatta e finita. Non c'è piacere però, Davide, nel vincere rubando. Adesso a parte tutto, voglio dire, no? Soprattutto quando hai una sfera di palcoscenico internazionale, se non mondiale, che ti sta guardando, no? Cioè, adesso, francamente, allora, sei anche parte dell'organizzazione, proprio perché sei a Wembley. Ok, tu potresti rispondere, è perché proprio che sia per il motivo che siamo a Wembley che è successo quello che è successo, però... Ma evidentemente... È un po' il mondo così, va bene così. Noi bisogna fare silenzio. Sono cose un po' che sono sempre successe, comunque non è la prima volta, sempre successe, insomma, che quando bisogna spingere la squadra, in questo caso la squadra di casa, la squadra che ospita, perché comunque sotto gli occhi di tutti, l'ha detto Nicolini nelle scorse puntate, che la maggior parte delle partite credo si siano giocate a Wembley, anche l'Inghilterra quasi sempre giocata a Wembley. Allora, ti fa pensare che tutto sia stabilito che l'Inghilterra debba vincere l'Europeo, però devono fare i conti con l'Italia, a meno che non venga Byron Moreno 2 a fare l'arbitro. E questo è quanto. Però ieri ha detto bene Carlo, è stata scandalosa, perché due palloni in campo, poi non vai a vedere la VAR, cioè ti fidi. Poi, ma la cosa che mi ha fatto ridere è anche la melina che hanno fatto dopo, cioè questi passaggi non azzardavano più a fare il terzo, ma cercavano di controllare la partita, e la Danimarca, e lo dico col cuore affranto, però la Danimarca si era un po' rassegnata, dice vabbè, ormai è stato bello, siamo arrivati fin qui, va bene, e loro controllavano ormai gli ultimi minuti come se non volessero stancarsi e volessero risparmiarsi per la finale. Sembra tutto veramente già stabilito, però attenzione, la finale, se c'è un arbitro neutro, l'Italia non è così scontata, a maggior ragione mi viene da dire, Claudia, vengo da te, che a fronte dell'episodio clou della partita di ieri sera, che adesso viene fortemente discusso, poi andiamo a vedere anche la rassegna stampa cosa propongono i giornali, anche perché sembra che la stessa stampa inglese, nonché ex calciatori inglesi, oggi commentatori, abbiano sottolineato che quel rigore non c'era, quindi voglio dire, stiamo parlando di questo. Però il fatto che sia accaduto un episodio così eclatante non può in un certo senso favorire l'Italia, mi spiego. Qualora dovesse anche esserci un arbitro che tendenzialmente potrebbe parteggiare per l'Inghilterra, non lo può più fare adesso, dopo quello che è successo ieri sera, no? Cioè, forse ci poniamo in una dimensione un po' più neutra per affrontare la partita di domenica. Carlo dice di no. Sentiamo Claudio e poi vengo da te, Carlo. Vai, Claudio. Ma sicuramente, se già prima la finale è sotto gli occhi, cioè una partita che è sotto gli occhi di tutti, adesso dopo gli episodi accaduti sicuramente ci sarà ancora maggiore attenzione, maggiore critica. Per cui, vabbè, una finale, per cui non mi sento di dire siamo fortunati perché è successo questo, dovranno giocarsela in campo, però sicuramente il fatto che comunque siano accaduti questi episodi fanno sì che almeno una parte di Europa magari ti fa anche un po' per noi, perché dai, comunque arrivi in una finale battendo una squadra che per fatti noti, cioè è stata la Danimarca, per fatti noti ormai era un po' nel cuore di tutti, diciamo, la vai a battere con degli episodi, diciamo, dubbi, sicuramente ti fai dei nemici a livello europeo, quindi dai, magari anche una parte d'Europa ti farà per noi. Perché dici di no, Carlo? Ti ho visto proprio con un no deciso. Sì, no, perché il tuo ragionamento è giustissimo e sarebbe legittimissimo e dovrebbe essere, tra virgolette, così. Ma la classe arbitrale, nonché l'UEFA, per l'arroganza che hanno, e qui mi prendo responsabilità di quello che dico, per giustificare il loro errore sono più propensi poi a farne un altro che a farne uno contro, per equilibrare le cose. E questo è successo molte, molte, molte volte. Poi però, come ha detto Claudia giustamente... Avremo metà d'Europa che tifa per noi. Non ho capito, giustificare, cioè se loro hanno sbagliato,
quando sbagliano di grosso, quando sbagliano di grosso, per non ammettere che hanno sbagliato di grosso, ne fanno ancora un altro, la fanno vincere per non cadere nella compensazione. Esatto. Spero di no. La compensazione potrebbe in qualche maniera evidenziare l'errore. Esatto, se io vado in compensazione, ammetto che ho sbagliato fondamentalmente. Esatto. In Italia succede tutte le domeniche. Chiusa parentesi. Vabbè. Vero Riccardo? Siamo abituati noi col campionato italiano. Comunque, Carlo, non è una cosa nuova. No, assolutamente. La cosa nuova è che se avessimo Claudio a centravanti a Porto di Immobile, l'europeo lo vinciamo anche con Byron Moreno. Insomma, dai, no, non dobbiamo dimenticarci che va bene, Immobile magari non ha fatto le sue migliori partite, sì. Però qualche anno fa avevamo Zazza e Pelle, per cui dai. Era scherzosa, ma era per dire che ti apprezzo molto. Come calciatrice. Grazie. Beh, scusa, Claudia, 58 gol in 59 partite, tanta roba, sempre praticamente. Beh, finché ero a Padova, sì, adesso il Sassuolo in Serie A è un po' più difficile comunque, perché le difese sono diverse, i ritmi sono diversi, però sì, diciamo che finché sono stata qui a Padova avevo una buona media. Ma senti, come caratteristiche tue, se dovessi paragonarti a un calciatore uomo, giusto per capire che tipo di attaccante sei, dacci un termine di paragone. Ma, non c'era immobile, questo no. No. Ok, vabbè. Ovviamente parliamo di uno degli attaccanti più forti, quindi cioè al mondo, per cui ci andiamo con le pinze, però essendo interista in questo momento mi viene a dire Lukaku, perché vabbè, io ho un fisico importante, comunque sono alta quasi 1,80 m, che per un campionato femminile è abbastanza. Per cui mi piace giocare sia a spalle alla porta, sia comunque riuscire magari a girarmi e portare palla e partire, come comunque lui fa molto meglio, però lui fa spesso. E, per cui sì, queste sono le mie caratteristiche. Poi c'è da migliorare in ogni aspetto, in ogni campo, però intanto questo. Beh, diciamo che sarebbe opportuno che tu non trovassi un Chiellini a doverti marcare, eh? Per nostra fortuna, sì, contro il Belgio, Chiellini ci ha messo davvero una grande pezza. E, però vabbè, dai, una parte del mio cuore interista è stata leggermente consolata dal fatto che Lukaku ha segnato. Poi assolutamente felice dell'Italia del passaggio, però dai, almeno un pochino. Il gol, insomma, è una soddisfazione per entrambi. Gol della bandiera. Va bene, vogliamo vedere come titolano oggi attraverso la nostra rassegna stampa i principali quotidiani sportivi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, poi vediamo anche il Corriere dello Sport, per capire effettivamente come viene vista, soprattutto letta, interpretata la gara di ieri sera tra Inghilterra e Danimarca, alla luce del fatto che poi appunto l'Inghilterra sarà la sfidante dell'Italia. Prendiamoci la corona nella finale di domenica a Wembley. Sfideremo l'Inghilterra, e quindi è proprio la, diciamo, la squadra di casa, quella contro cui dovremo giocare, ma noi non abbiamo paura, insomma, ce la giocheremo. Tra l'altro complimenti anche a Berrettini, che è nella storia, dopo 61 anni, un italiano in semifinale a Wimbledon con l'uscita di Roger Federer. Quindi è vero che se dovesse incontrare Djokovic in finalissima non è molto facile vincere, però mai dire mai anche per Berrettini. Sarà un weekend di grande sport questo, eh? Un grande weekend di sport, tennis, calcio, che si intrecciano con due forti campioni anche. E infatti ti devo chiedere poi che tipo di previsioni prevedi su Londra per domenica. Vado a vedere meglio. Ecco. Vado a vedere meglio, continuo con la rassegna. Allora, vediamo anche la prima pagina del Corriere dello Sport, quello che propone anche il quotidiano romano, in vista poi di quello che potrebbe accadere domenica. Beh, intanto parto dalla zuppa inglese, che credo piaccia più o meno a tutti, anche un dolce che fresco si mangia volentieri durante l'estate, sebbene un po' pesantuccio. Due palloni in campo e un rigore inesistente, danesi KO ai supplementari, poi Epic Berrettini, lo vediamo sopra, e comunque a Southgate serve l'aiuto dell'arbitro per approdare in finale contro l'Italia. Intanto qui un pallone d'oro già lo abbiamo indicato come favorito nella figura di Jorginho. Vedi, Carlo, che tutti i tuoi dati che ci hai portato in questo periodo su Jorginho cominciano a
a far girare la voce che possa essere un futuro pallone d'oro, magari, chissà, che dici Carlo? Ma sicuramente quel campionato che ha fatto, l'europeo che ha fatto e le stagioni, sicuramente è uno dei candidati. Se l'Italia poi dovesse vincere appunto questo europeo, credo che il 90% insomma sarebbe da dare a lui, ecco, sia per la qualità come giocatore, che abbiamo visto appunto in tutto questo mese ogni volta che l'Italia giocava, e sia per l'annata straordinaria dall'inizio alla fine. Quindi credo che ci sono altri giocatori che hanno fatto una buona stagione, però lui è sopra tutti. Quindi credo che se dovessimo vincere l'europeo, nessuno possa togliergli il pallone d'oro. Ma se vinciamo l'europeo, finisce la pandemia? Torna più in libertà, c'è l'amnistia, cosa aprono gli stadi? No, volevo saperlo, perché quando vincemmo i mondiali, allora squalifiche azzerate, tutto, cioè, era per sapere. Magari, caro David, questa sarebbe veramente la notizia più bella che potremmo ricevere, magari. No, invece volevo chiedere ai nostri ospiti, a partire da Riccardo, e in maniera veramente molto sincera e disinteressata, se si aspettavano che l'Italia sarebbe data in finale, al di là che poi incontrerà l'Inghilterra con i modi che stiamo commentando, ma vi sareste aspettati di vedere la nostra nazionale nella finale di questo Io l'ho sempre detto, peraltro, abbiamo fatto un gran figurone, ecco, grazie alla grafica che ci fa vedere tra Turchia, Svizzera, quindi Galles, le abbiamo vinte tutte, lo dobbiamo dire questo, perché è importante, siamo una squadra fortissima, ma soprattutto quello che mi piace dire di quest'Italia, che sono tutti ragazzi molto coesi uno con l'altro, quindi non ho visto primeggiare qualcuno rispetto a un altro, anzi quello che hanno fatto proprio con Leonardo Spinazzola mi ha molto colpito, hanno indossato questa maglia, si sono abbracciati, lo volevano lì tra di loro, anche nel momento in cui erano in ritiro hanno fatto quel pranzo per salutarlo, insomma si sono davvero differenziati rispetto a tante altre, distinti anche rispetto a tante altre squadre che invece ho visto molto più agguerrite e meno compatte da un punto di vista proprio di team. Quindi complimenti agli allenatori soprattutto, ma soprattutto a questi ragazzi, perché vuol dire che l'Italia giovane c'è e ci sono anche tanti altri campioni. Io ho tifato da sempre Spinazzola essendo romanista, quindi mi è molto dispiaciuto per quello che è successo, però i ragazzi tutti quanti davvero validi, e io ci ho sempre creduto dalla prima partita che abbiamo effettuato e ho detto arriveremo sicuramente in finale. Hai visto che le previsioni le so fare, Valeria? Grande, allora ci serve anche poi l'ultima previsione, quella più importante. Claudia, anche tu pensavi, eri convinta che potessimo raggiungere la finale? Ma c'è un po' più di perplessità in Claudia rispetto invece allo slancio di Riccardo. Diciamo che comunque, allora, nei gironi siamo stati fortissimi e abbiamo vinto tutte le partite, però comunque erano sulla carta magari squadre inferiori, anche se poi alla fine si è rivelata la Svizzera, un avversario ostico che ha eliminato la Francia, per cui quella che noi abbiamo fatto passare per partita facile, un 3-0 facile, alla fine forse non doveva essere dato così per scontato. Sicuramente nel corso dell'Europeo adesso stiamo assistendo, come diceva Riccardo, al di là della forza della squadra sul campo, soprattutto a una forza del gruppo, perché davvero è un gruppo che sta giocando, ma sta anche vivendo questo Europeo al di fuori del campo tutti insieme, per cui partita dopo partita, sì, cioè io mi sto convincendo che forse è l'anno giusto, però io sono molto scaramantica nel senso, prima vediamo come entriamo sul campo domenica e poi secondo me ce la possiamo fare, è l'anno giusto. Sì. Speriamo. Davide, non so se hai visto passare il messaggio di Nicola, che dice 11 luglio 1982, 11 luglio 2021 con tanti punti interrogativi. Sì. E festa nazionale, l'avevamo detto. se dovessimo vincere anche l'europeo in quella data, dall'anno prossimo dovrà essere sicuramente il Presidente della Repubblica, dovrà metterla come festa nazionale, festa dello sport, non lo so. Festa dello sport potrebbe essere una cosa bella, insomma, perché quando vinci per due date, due coppe così importanti, per forza.
Vi faccio vedere, a proposito di invece gufate, per cercare di stare in tema e portare acqua al nostro mulino, che cosa hanno pubblicato oggi i ragazzi di Che fatica la vita da bomber, perché insomma noi come sempre andiamo a vedere anche le profilazioni social che si muovono attorno al mondo del calcio, e Che fatica la vita da bomber che continua a gufare, l'aveva fatto anche sulla Spagna, dice: a breve si terrà la premiazione dell'Inghilterra per la vittoria di Euro 2020, con questa foto emblematica di Harry Kane. Chissà, ragazzi, insomma, ci auguriamo al contrario che voi abbiate ragione. Vi faccio vedere anche il post degli autogol, che invece dà e rende onore e merito alla Danimarca, che esce, ma esce decisamente a testa alta. Qui c'è stato, caro Carlo, una specie di diatriba stamattina durante la riunione di redazione, perché, scusate, e mi prendo anche la responsabilità di quello che sto dicendo, la Danimarca dice, scusami, o meglio, gli autogol dicono sulla Danimarca: onore alla Danimarca che esce in 10 a testa altissima per un rigore probabilmente inesistente. Ci avete emozionato, ragazzi, bravi bravi, da applausi, eccetera. Ma scusate, ma io mi sono persa una espulsione ieri, perché escono in 10 i giocatori della Danimarca? Carlo, vengo da te. Non lo so, non so come mai dovresti chiedere ai ragazzi perché hanno detto così. Io guardando la trasmissione, ovviamente la guardo sui canali austriaci, non capendo niente di quello che dicono, mi limito a vedere quello che è successo. Però ecco, o che me la sono persa anche io, visto che aspettavo i rigori, però non lo so. Che poi il rigore era inesistente, quello sì. La Danimarca esce a testa alta sicuramente. Quello altrettanto. Se il 10, è riferito poi al discorso di Eriksen della prima partita, non lo so, ecco, bisognerebbe chiedere ai ragazzi. Ah, sì, magari un po', diciamo, politicamente. Ecco, forse così, il 10, politicamente, il fatto che mancava, comunque sono arrivati in semifinale senza il loro leader tecnico, se non altro, ecco, quindi penso che forse può essere riferito a quello. Potrebbe essere quello. Va bene, allora io devo anche ringraziare gli amici di Extra Fantacalcio, perché la trasmissione l'abbiamo cominciata, ecco, con una foto veramente... Ecco Paolo. Ah, ecco, bravo, bravo Paolo, che precisissimo. C'era un giocatore infortunato ed è rimasto in 10 perché erano finiti i cambi, ma si tratta veramente degli ultimissimi minuti, perché tu te ne sei accorto, fratelli? No. Però non lo so, anche perché stavo un po' cadendo... Ero in fase calante. La parte brava, in fase calante. A un certo punto non riusciva più a seguire. Bravo. Non abbiamo troppe emozioni, David, troppe emozioni. Troppe, siamo privi. Troppe emozioni arbitrali, direi. Intanto abbiamo perso Claudia, che probabilmente si è scollegata per via di problemi di connessione, a proposito. Vediamo di ripristinarla, magari chiedo anche alla regia di dare una mano. Valeria, devo farti i miei complimenti, perché hai fatto bene a invitare Riccardo. Grazie David, grazie mille. Bravo ragazzo. Ma penso che Maria ci conosciamo da tanto tempo, David. No, ma poi è bene avere dei giovani, è bello, poi lui è bravo, è bene che si abbiano spazi giovani. E poi con lui, insomma, è bravo. Grazie. No, Riccardo, devo dire che oltre ad essere... Con lui, con gli ascolti, cresci. Cresci sicuro. Hai proprio ragione, David. Aspetta, Ricky, volevo arrivare qui, perché Riccardo cresci, noi abbiamo lavorato insieme, abbiamo condiviso insieme una bella trasmissione, anzi due belle trasmissioni su Alice. Ma poi ha fatto l'Accademia dello spettacolo. Sì, ma la cosa bella, eri piccolo? Ero piccolo con l'Accademia dello spettacolo, sì, ero un diciottenne. È bello, importante. No, però Davide, io non so se tu ce l'hai tra le tue imitazioni, perché è un po' non complicato, però magari insomma non per forza. Fare una domanda difficile. No, andare a parare, Valeria. No, infatti, perché siccome Riccardo è veramente un grande cultore, amante della televisione, ma soprattutto dei grandi nomi che hanno fatto la televisione, quindi so il suo dolore per la scomparsa di Raffaella Carrà qualche giorno fa. Ma tu questa mattina, anzi ormai questo pomeriggio, hai aperto la trasmissione facendo una bellissima imitazione di Mike Buongiorno. Ecco, sì. Devi sapere che Riccardo Cresci si è innamorato, diciamo, della televisione, del mondo televisivo, per Corrado. Il pranzo è servito, eccola intanto Claudia che è tornata. Sono tornata, me l'ho Claudia, ecco. Si è tranquilla. Claudia, di la verità, stavi rincorrendo la Girelli. Sì, avevo le Girelli.
Insomma, Davide, ma tu Corrado te lo ricordi, ce l'hai? Certo se lo ricorda, David. Come fa a dimenticare il grande Corrado Mantoni, dai? Benvenuti al pranzo e servito, devo dire, qui in questa nostra trasmissione condotta da Valeria Fandello. Devo dire, sono contento dei nostri ospiti, il mister Carlo Nicolini, Riccardo Cresci. Maestro. Figurati, io ormai sono qua per voi a vostra disposizione. Correte alla corrida di Corrado, che ci corro subito, immediatamente. Bravissimo, Davide. Questa è storia, questa è quel varietà. Io ti stalkererò sempre adesso sui social. Prima di andare a dormire, mi fai Corrado per favore? Prima che vai. Dammi la carica per le nuove trasmissioni che dovrò fare. Ma figurati. Comunque penso che anche Corrado sarebbe stato contento di vedere questa Italia per le caratteristiche che abbiamo descritto fino adesso, no? La forza del gruppo. Valeria, sì, è vero. Queste belle facce di giovani non particolarmente famosi, ma che si stanno amalgamando dentro un gruppo. Insomma, sono modestia, classe e veramente persone che vogliono giocare a calcio. Ecco, dopo tanti anni esce fuori, secondo me, una bella Italia che non vedevamo da tanti tanti anni, forse proprio da quel 1982. Guarda, che cosa ti dico? Proprio per vedere una previsione di sole alta pressione e di vittoria. Incrociamo tutto. La coesione è la base di tutto. È vero. Fa la differenza. Senti Carlo, che cosa hai preparato oggi in termini di lavagna tattica, probabilmente per tornare un po' meglio all'analisi della gara di ieri sera tra Inghilterra e Danimarca? Ma poca cosa, perché onestamente la partita è stata giocata sugli episodi. Non volevo dare anche oggi tanti numeri. L'unico numero che ti do è che stamattina, visto che domani giochiamo contro lo Schalke, ho fatto il tampone numero 200. e quindi no. Carlo, è un tampone continuo, Carlo. Nonostante il vaccino. Nonostante il vaccino. No, ho preparato una top 11, così possiamo discuterne anche con Riccardo e con Claudia, delle due finaliste. E questa top 11, secondo me, ci dà anche un pochino di fiducia, nel senso che 6 su 11, quindi 6 italiani e 5 sono inglesi, quindi siamo un pochino in vantaggio, quindi io vedo l'Italia almeno sul campo, al netto di episodi, un pochino favorita. Dai, in porta devi mettere Schmeichel. Ho appena spiegato, amico mio, che la top 11 è delle due finaliste, non? La conclusiva, la top 11 di tutto l'europeo, che secondo me sarà molto interessante e c'è molto argomento per discutere. Su questa qui credo che non ci siano grosse discussioni, però sentiamo quello che dicono anche i nostri ospiti. Maguire, come si dice? Sì. Scusami mister, è mancino anche lui? Io l'ho messo perché comunque sia l'Inghilterra ha subito un solo gol ieri e un solo gol su punizione, quindi la difesa dell'Inghilterra si è rivelata in questo europeo tra virgolette impeccabile, un po' meno il portiere, e per quello che ho messo Donnarumma, che comunque ha contribuito a farci arrivare lì. Chiellini, l'abbiamo ampiamente detto, ha fatto delle prestazioni notevoli contro attaccanti importantissimi. Il centrocampo, secondo me, è il nostro, a prescindere poi che giochi Verratti, Locatelli o Pessina, chiunque dei tre avesse giocato, io avrei messo comunque i tre italiani. E davanti mi sembra che Sterling e Keane siano meglio di Immobile e Insigne, anche se Insigne ha fatto un grandissimo gol, mentre Sterling ha fatto tutto un europeo, diciamo, sopra le linee. E Chiesa, perché indubbiamente è quello che c'ha i colpi, c'ha lo strappo, c'ha il cuore, insomma è l'europeo, è il suo europeo che l'ha consacrato, aveva già fatto una grandissima stagione secondo me alla Juventus, però con questo europeo Chiesa si è consacrato, quindi ecco, questa mi sembrava una top 11 che possa dare anche spunto ai nostri ospiti per commentare. Onesta, giusta Carlo, bravo, sì, avrei premiato anche un po' Insigne, però vabbè, giustamente hai messo già 6 italiani, quindi non potevamo metterne 7, dici giustamente. Senti cosa ti chiede Paolo di Fantapaz.
Grealish lo tieni fuori? Se l'avessero fatto giocare un po' di più, sicuramente è un profilo importantissimo, un giocatore che a me piace tantissimo, ha aiutato quando è entrato, però ecco, ho fatto cercando di calcolare le 6 partite, insomma, quello che hanno fatto. Allora, se faccio giocare Grealish, se faccio giocare Insigne, se faccio giocare Sterling, diventa difficile fare una top 11, ma diventa una top 33. Ecco. Un allenatore poi deve anche scegliere. Questa mi sembra anche sulla carta una formazione equilibrata che sarebbe presentabile anche nella realtà. Ecco, non è che ho messo 8 punte, ho fatto una formazione con una certa logica. Volevo sentire, prima di arrivare a Claudio e poi di nuovo a Riccardo, anche David, perché mi sembrava che stesse un minimo, non dico contestando, però non condividi pienamente la scelta di questi top 11 tra Italia e Inghilterra, David? No, la condivido, è che io prima, anche fuori diretta, ci siamo sentiti col mister e gli avevo mandato io una mia top 11, però sulle semifinaliste in generale, cioè sulle 4 squadre. Poi lui mi aveva spiegato che voleva fare quella sulle finaliste, e però l'eccezione del portiere, perché Donnarumma a me non ha fatto delle belle parate, però non mi ha fatto impazzire. Però se lui l'ha fatta giustamente sulle finaliste, Donnarumma certamente ha reso di più del portiere, il portiere inglese, che ieri ha fatto anche un paio di errori anche banali. Però per me il miglior portiere dell'europeo è stato Schmeichel, senza ombra di dubbio. Schmeichel della Danimarca è stato impressionante, eccezionale, veramente. Arrivo Carlo, arrivo da te un secondo, voglio sentire velocissimamente Riccardo e Claudia, ma pensate che io invece avrei voluto farvi questa domanda e mi attacco un po' alla considerazione di David, ossia che noi abbiamo avuto per tanti anni Buffon in porta, no? Come portiere della nazionale e come il miglior portiere riconosciuto al mondo. E sembrava veramente che non arrivasse mai il possibile sostituto di Buffon, no? Un po' come c'è stato il passaggio di consegne tra Zoff e Buffon. Mentre, almeno io personalmente, ho avuto la sensazione che Donnarumma sia invece l'erede vero di Buffon. Questa cosa è già stata detta, ma oggi come oggi, vedendolo in campo, vedendolo anche in campo con la nazionale, ho avuto proprio questa sensazione di dire è finita un'era e ne sta cominciando un'altra nel ruolo del portiere. Voi questa sensazione l'avete avuta? Sì, no? Diversa, uguale? Riccardo e Claudia. Io assolutamente mi aggancio con quello che stava dicendo Valeria, anche io ho pensato le tue stesse parole, ma arriverà mai un degno successore di Buffon? Perché Buffon, ragazzi, quanti anni è stato? Tanti, davvero, incontrastato rispetto a tanti altri giocatori. Io penso invece, ecco, David, vorrei dire invece che Donnarumma per me ha fatto un buonissimo europeo, quindi mi dispiace. Sì, sì. Non voglio che passi l'idea che sia il più grande portiere del mondo. No, allora no, distinguiamo. Allora, bravo, però... Ecco, sono d'accordo, Davide, che io voglio darti ragione, Davide, ecco, perché non è il più bravo di tutti, però rispetto alla nostra squadra, rispetto poi peraltro anche ai portieri del nostro campionato, ecco, Donnarumma io penso invece che sia una grande e giovane promessa del calcio italiano. Ha fatto bene, sicuramente. È stato un grande europeo quello suo, e quindi tanti applausi, perché ragazzi ne ha parate tante anche in queste partite, ci ha salvato anche in parecchie occasioni, quindi dobbiamo ringraziarlo ampiamente. Poi non so, Claudia è più tecnica di me. Claudia, tu cosa ne pensi sul Donnarumma in generale? Ma allora, in generale io penso che abbia grandissimi margini di miglioramento. Contro la Spagna in particolare, fino al salvataggio che ha fatto, mi pare, su Olmo poco dalla fine, che poteva significare il 2-1, non m'era piaciuto troppo, l'avevo visto poco convinto anche in certe uscite. Però poi, vabbè, è innegabile il fatto che poi lui ci abbia portato, per carità, insieme a tutti gli altri che hanno tirato il rigore, però ci ha portato davvero in finale. In generale, per paragonarlo a Buffon, penso che serva ancora che mantenga questo livello ovviamente a 20 anni, 22 anni, adesso non mi ricordo esattamente, però ha davvero tanti anni davanti a lui. Però Claudia, Buffon alla sua età era già molto più forte, alla sua età. All'età di Donnarumma, Buffon era già dimostrato... Buffon, Noi l'abbiamo vissuto, era già un supereroe, prendeva delle palle e io non sapevo come poteva fare.
era già straordinario. Vabbè, però diciamo che sicuramente per paragonarli ci vuole che mantenga questo livello, anzi un Esatto. livello migliore per ancora un bel po' di anni, perché di giocatori che fanno 3, 4, 5 anni buoni ce ne sono tanti, ma che mantenga questo ritmo per 20 anni è la cosa Donnarumma è importante. davvero proprio giovane, perché è del 1999, è una creatura proprio, perché è quasi del 2000, quindi è poco più che ventenne. Quindi Sì, sicuramente per l'età che ha è forte, perché comunque è a livello di portieri più esperti di lui, però comunque appunto è giovane e ancora qualche regalo lo fa. Ci sta. Mancherebbe altro. Carlo, vengo da te per sentire anche il tuo parere. Intanto è passato il messaggio di Federico Mezzini che dice: ragazzi, la parata contro De Bruyne è da numero uno al mondo. È da numero uno al mondo? Carlo, chiedo a te. Per me sì, per me Donnarumma è già il portiere più forte al mondo in questo momento. Può ancora crescere, ovviamente calcolate che è già 2 anni che lo paragoniamo, lo paragonate, lo paragonano a Buffon e avere questo tipo di responsabilità, di paragone ogni domenica è una pressione non indifferente e lui la sta portando alla grande. Ha detto benissimo Claudia, Riccardo e David, deve dimostrarlo, deve continuare, è giovane, ha davanti tanto. Se però le premesse sono queste e le manterrà sicuramente, è l'erede, il degno erede di Buffon, di Gigi, che ha fatto una carriera che è difficilmente Eguagliabile. eguagliabile. Speriamo per Donnarumma che magari vinca qualcosa in più a livello europeo, ecco, anche se è andato fuori Italia, quindi non sarà una squadra italiana a portare a casa quella coppa che tanto a David manca. Ecco, bravo, esatto, la famosa Champions. No, di Donnarumma voglio concludere. A parte ragione Matteo Altini, quello che ha scritto adesso ha detto proprio una cosa giusta. Però ho la strana sensazione, i telecronisti, i giornalisti, ma lo dico con grande serenità e da tifoso, che appena Donnarumma fa una parata normale, una parata, ricordiamoci il suo procuratore 35 milioni, curiamoci tutto quello, fa una parata. Straordinario intervento di Donnarumma, grande parata di Donnarumma, spettacolare parata. Oh, dell'anno. Colora non può, diventato enfatizza non ora. può, Se mi dici, Davide. se mi Ma è dici uno normale, che è se che toglie normale. la ragnatela dal palo, mi va anche bene. Se ti fa una parata, però, se fa una parata che si a parte che è alto, quindi lui basta che faccia col braccio, basta che faccia così la para. Però, insomma, fa, in fondo a fondo. Fa il suo mestiere, fa il suo, insomma, non è che fa le parate. Buffon invece alla sua età faceva delle parate che io dicevo, ma come cavolo ha fatto a prenderla? Cioè Buffon si buttava in una maniera spaventosa che era Uomo ragno. impressionante. Veramente, ieri Schmeichel ha fatto due parate, ma voi l'avete rivista quella parata che ha fatto Schmeichel sulla linea? Di testa. Quelle sono parate imparabili e non so come ha fatto a prenderla. Quelle sono parate. Donnarumma invece ha fatto delle belle parate, però non le facciamo passare come dire: oddio, è arrivato l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, è stato bravo. Cioè, calma, Però è anche un po' straordinario. ingiusto, Davide, no? Fare sempre dei paragoni, penso, rispetto a quello che era e quello che magari è attualmente. Lui, Donnarumma, è un ottimo È portiere che fa il fortissimo, questo senza ombra di giustamente. dubbio. Certo, Però non certo. facciamo tanti paragoni con quello che è stato, ecco, Buffon. Di Buffon Ecco. ce n'è stato uno e ce ne sarà sicuramente solo uno. Adesso diamo spazio però anche ai giovani, come dicevi giustamente te, no? Quindi mi riaggancio Giusto, anche insomma, io infatti ho fiducia, nel avere un calcio. Donnarumma, io ho fiducia per i prossimi mondiali, per i prossimi europei, e che ha detto bene Claudia prima, che abbia continuità e che continui ogni anno a crescere sempre di più, perché avere già un portiere così forte è una fortuna. È una grande fortuna, soprattutto per la nostra nazionale. Allora, siccome è arrivato il nostro ospite, vi faccio vedere però al volo, per introdurlo, il post che gli Strikers hanno pubblicato oggi, ironizzando chiaramente sul rigore di Sterling. Vediamo insieme questo, diciamo, post divertente e poi introduciamo il nostro ospite che probabilmente riuscirà a darci degli elementi ulteriori di valutazione rispetto al rigore, cioè: che cosa ne pensate, cari noi, del rigore concesso all'Inghilterra quando sei ai supplementari e non riesci a segnare? È il momento di buttarsi. Allora, con piacere introduco
un amico, un coordinatore di club, un uomo di calcio, un conoscitore di calcio, ma soprattutto un arbitro, Ezio Morina. Buongiorno Ezio, ben ritrovato. Buongiorno Valeria, buongiorno a tutti, che piacere, che parterre. Oh, buongiorno Ezio. Buongiorno. Allora Ezio, intanto ti ringrazio perché so che avevi anche un altro collegamento, quindi hai fatto un po' un incastro magico per essere qui con noi oggi, quindi grazie. Guarda, io in questo momento sono negli studi di Radio Report, sto facendo un po' di pubblicità ed è un vero piacere, appena adesso che abbiamo finito la nostra chiacchierata di calcio, poter continuare questa chiacchierata con voi. Grazie. Cioè, allora, ti faccio vedere un articolo che è riportato sulla Gazzetta dello Sport di oggi, in cui anche gli inglesi, e non solo, diciamo, quelli che si occupano di calcio, ma in generale gli inglesi ammettono, o sembra insomma che ammettano, che su Sterling il fallo non ci fosse, ok? Quindi non c'era fallo su Sterling. Da Harry Kane a Wright ai commentatori TV britannici, tutti d'accordo che il rigore che ha dato la finale all'Inghilterra è stato quantomeno generoso, e la stampa mondiale è sulla stessa lunghezza d'onda. Approfitto anche per farvi rivedere, visto che c'è Ezio collegato, la foto che gentilmente Extra Fantacalcio ci ha donato oggi, anzi ringraziamo anche gli amici di Extra Fantacalcio. Ti porto direttamente nelle sale VAR, ok Ezio? Ti porto nella sala VAR ieri sera allo stadio Wembley, dove c'era questo tecnico a, diciamo, verificare l'andamento della VAR. Ma che cos'è successo ieri, ed era o non era rigore, caro Ezio? Guarda, tu hai fatto riferimento alle parole e ai commenti degli inglesi. Io questa mattina ho buttato l'occhio sul Telegraph, che sappiamo benissimo l'importanza che riveste in Inghilterra e quanto è seguito, e il titolo era: abbiamo vinto con un rigore inventato. Io però aggiungerei una cosa. Inventato al 100% non mi piace, perché comunque un minimo contatto fra le ginocchia dei due calciatori c'è, e chi ha giocato a calcio sa benissimo che quando tu sei in corsa, sei lanciato al massimo della velocità, basta un minimo contatto per sbilanciarti. Però questo è un rigore importante, è un rigore che ti manda in finale, è un rigore che dovrebbe essere stato soppesato un po' di più, perché veramente definirlo generoso sì, ci sta. Inventato non mi piace. Però, e poi ti aggiungo una cosa, Valeria, che in quel momento sul terreno di gioco c'erano due palloni. Lì abbiamo citato questa cosa, ma com'è possibile? Com'è possibile in una semifinale di un torneo come un europeo, Ezio? È possibile, perché probabilmente un raccattapalle o qualcuno incautamente ha rimesso sul terreno di gioco un pallone che non doveva esserci, e soprattutto con il gioco in svolgimento. Noi abbiamo visto che anche in Italia a volte, anche furbescamente, i raccattapalle o le panchine buttano il pallone sul terreno di gioco per far sì che si perda un po' di tempo, però quando è così il gioco viene sempre interrotto. Io questa mattina ho anche sentito un dirigente arbitrale italiano che mi diceva: però in questa situazione l'arbitro ha fatto bene, perché ha dato quello che praticamente è la norma del vantaggio, che non è una regola, perché quando noi sentiamo parlare di regola del vantaggio, questo è errato. Non c'è sul regolamento del gioco del calcio la regola del vantaggio, è una norma e pertanto è a totale discrezionalità dell'arbitro. In questo caso, secondo me, l'arbitro ha fatto bene a far proseguire l'azione, perché i due giocatori si sono disinteressati completamente del, chiamiamolo, il secondo pallone, e l'azione è andata avanti e ha portato al rigore decisivo. Quindi, sai, è un po' quando c'è su un attaccante un fallo clamoroso, l'arbitro lascia proseguire, il compagno dell'attaccante prende il pallone e va a segnare, allora lì si fa i complimenti all'arbitro. In questo caso, sul discorso dei due palloni, io farei i complimenti all'arbitro. Sul rigore mi sarei aspettato almeno che lui andasse al VAR a rivederlo, almeno quello.
Allora, adesso infatti voglio stare un momento sul tema del VAR. Intanto il nostro amico Santo che ci scrive dice che non era un pallone, era un palloncino. In ogni caso, eccolo qua, Santo, sempre due sfere c'erano e non dovrebbero essercene due, dovrebbe essercene una. Però volevo andare un momento da Carlo perché abbiamo visto anche un'altra fotografia passare, peraltro una fotografia preparata proprio nella sua lavagna da Carlo, e volevo che tu la commentassi prima di tornare con Ezio sul tema del VAR. Vai, Carlo. No, perché come è una Sterling, era per dire che Sterling è recidivo, lo fa molto spesso, sono le sue caratteristiche, molto rapido, quindi però si butta anche molto. Con noi nello Shatter nel 2018, come vedete, era addirittura lontanissimo, quindi non c'è tutto quel discorso che ha detto adesso giustamente, che in velocità magari un piccolo contatto ci può essere. Però ecco, come noi ci prepariamo, come gli allenatori si preparano, come i match analisti preparano, come voi giornalisti vi preparate, anche gli arbitri si preparano. Sterling è un recidivo, è uno che fa spesso e volentieri queste cose, quindi uno che lo sa, un arbitro di livello sa queste cose, quindi dovrebbe avere nelle sue note quella cosa qui. Succede una cosa del genere, è un motivo in più per andare a rivedere questa cosa, per vedere se era il caso di dare rigore, ecco. Quindi volevo sottolineare questa cosa qua. Ezio, vengo da te. Intanto, scusa, prima di ridarti la parola, anche sul tema della preparazione degli arbitri che devono in qualche modo conoscere anche un po' le caratteristiche in campo dei giocatori. Claudia, tu, ieri, mentre guardavi la partita e c'è stata quell'azione e poi c'è stato il fischio dell'arbitro che conduceva al rigore, hai pensato, prima di rivedere il replay, era rigore? Sinceramente sì, ho pensato che a primo impatto così fosse rigore, e poi condivido quello che dice Ezio sul fatto che comunque anch'io da attaccante, nel momento in cui sei in velocità, il minimo contatto ti destabilizza, che questo magari nel mio caso, non parlo per Sterling che effettivamente ha questa tendenza ad accentuare, spesso non è un buttarsi ma è un semplicemente sei in velocità, vieni toccato leggermente, perdi l'equilibrio e cadi. A primo impatto avrei dato il rigore, e poi possono darlo, possono non darlo, però effettivamente era da andare a rivedere. Anche un po', anche un po' trascinato la gamba Sterling, come se cercasse. Sì, diciamo che comunque lo vedevi che era già tendente alla caduta dal replay, ancora prima che magari arrivasse a contatto col secondo, perché comunque erano due giocatori della Danimarca, però comunque lo vedevi che era già tendente in avanti, per cui esatto. Sicuramente. Scusami, Ezio, però. Ma voi arbitri, vi preparate la partita, cioè nel senso, le due squadre che sapete che scendono in campo e che voi dovete arbitrare, no? Le conoscete anche nelle individualità che ne costituiscono, quindi in qualche modo siete anche le personalità degli atleti, no? Quello che finge di più, quello che finge di meno, quello che si butta per terra facilmente, quello invece un po' più recidivo su atteggiamenti alla Sterling. Cioè, questo comunque dovrebbe essere un parterre di informazioni utili prima che voi scendiate in campo ad arbitrare, a maggior ragione una semifinale di un europeo, o no? Assolutamente, a questo livello sì, perché i giocatori sono famosissimi, li conosciamo, si vedono, addirittura già io torno indietro di qualche anno, i tempi di Collina in campo, lui studiava quelli che erano i movimenti, gli schemi, le situazioni, lui si incontrava con gli allenatori proprio per capire anche quello che era lo sviluppo del gioco, perché delle volte questo è molto importante. E poi sui calciatori è vero quello che si è appena detto, che ci sono dei calciatori che tendono a simulare, diciamo così, perché non è bello ma è così. Bisogna anche aggiungere che bisognerebbe però fare un distinguo su quello che è la struttura fisica del calciatore, perché delle volte c'è il calciatore leggerino che appena lo tocchi, cioè è chiara la differenza tra un Lukaku e un Cuadrado. Per spostare Lukaku gli devi tirare addosso un armadio, per spostare Cuadrado basta soffiare. Quello che però mi dà fastidio è che ogni tanto i giocatori italiani, soprattutto all'estero, i giocatori del campionato italiano vengono sbeffeggiati e tacciati di disonestà, quando queste cose poi ci rendiamo conto che capitano in ogni angolo del mondo, solo che quando capitano agli altri
sono scaltri e sono furbi. Quando capitano ai giocatori del campionato italiano si parla di disonestà. Questo non va bene. Bravo Ezio, sono d'accordo su questo e credo che anche Riccardo sia d'accordo su questa affermazione. È lo stesso all'interno del campionato italiano, che se cadono certi giocatori di una certa squadra, scandalo, disonesti e tutti gli altri, invece no, e ha sbagliato l'arbitro. Ma può succedere sempre per la squadra europea, non mica solo l'Italia, è ovvio così, no? Deve essere anche un po' ribadito questo fatto, perché sembra sempre che gli italiani siano un po' dei rosiconi che vanno sempre anche a penalizzare invece il nostro calcio, che non è così. Volevo chiedere velocissimamente. Posso aggiungere, Valeria, certo, posso aggiungere? Vai. Rapidamente al pensiero di David, qui viene fuori la mia juventinità e dico che per un rigore del genere dato alla Juventus oggi ci sarebbero interpellanze parlamentari. Non si parlava nemmeno, non si parlava nemmeno più di pandemia, Ezio. Bravissimo. Interpellanze parlamentari che poi cadono nel nulla come sempre. Fermi lì, restiamo in confine europeo. Ovvio, perché c'è un comunista, c'è il romanista che oggi... Fermi, restiamo nel confine europeo, non andiamo oltre. No, Riccardo e Claudia, voglio sapere invece se voi siete d'accordo sull'introduzione del VAR e sul fatto che debba essere utilizzato, però, se è stato introdotto come sistema in generale. Riccardo e Claudia. Sì, assolutamente. Dovrebbe essere utilizzato anche nel migliore dei modi, non che dopo dobbiamo andare a verificare se poi questo VAR funzioni oppure no. In teoria... proprio non dovrebbe essere così l'idea di fondo. Mi auguro che possano in qualche modo aggiustare questa situazione, perché la trovo un po' sommaria, ecco, chiamiamola Claudia. Ma sicuramente io la vedo come una cosa positiva al VAR, perché ormai il calcio va a ritmi che anche all'occhio umano sono velocissimi, però effettivamente nel corso dell'anno, degli scorsi anni, si è visto che fanno ancora troppi errori di valutazione o di non valutazione, appunto non andando a rivederlo, per cui ci vuole, sono assolutamente positiva, però servono regole più chiare, più insomma serve allenare meglio gli arbitri anche proprio al VAR, oltre che all'arbitraggio della partita. Mi sembri concorde, Ezio, sull'allenare gli arbitri al VAR? Bella questa frase, brava Claudia, mi piace. Te la rubo, sappilo. Sì. Però Valeria, ricordiamoci sempre una cosa, io questo lo ripeto fin dall'inizio, nel momento in cui è entrato il VAR nel mondo calcistico, ricordiamoci che questo non è uno strumento che rilascia uno scontrino, una ricevuta dove ti dice sì c'è rigore, no non c'è rigore, è un qualcosa dove c'è sempre l'occhio umano, la mente umana e la discrezionalità della persona che vede il VAR per poi dare un giudizio. Quindi attenzione, non è una macchina perfetta. Questo è non molto è come veramente la technology del gol non gol, che allora lì dice è gol o non è gol. Cioè, dall'altra parte bisogna andare un po' sull'interpretazione dell'arbitro, perché poi alla fine è l'arbitro che decide, diciamo, poi su questo. Bravissimo, esatto. C'è sempre comunque diciamo, la scelta umana come ultima e definitiva scelta, nel bene o nel male che sia. Va bene, vi faccio vedere però, visto che avete citato l'importanza della Serie A, quanto la Serie A abbia influito da un punto di vista prolifico di gol in questo Euro 2020, perché la nostra redazione, come sempre, aggiorna i gol di Euro 2020 e a quota 36 reti ci sono giocatori che militano in Serie A, chiaramente non solo giocatori italiani, ma giocatori che militano in Serie A. 29 reti la Premier League, 28 reti la Bundesliga, 8 reti la Liga Spagnola e soltanto 7 reti giocatori che militano nella Liga Hanna. Quindi questo anche potrebbe in qualche modo indurci a comprendere la spettacolarità e la vivacità di questi campionati. Vi faccio vedere anche la grafica che riguarda la gara di ieri sera tra Inghilterra e Danimarca. Lo so, David, che te lo chiedo sempre, ma in onore di questo parterre meraviglioso di oggi, anche dello stesso Ezio che si è collegato veramente all'ultimo facendo incastri magici, me la leggi tu? Alla Pizzul. Alla Pizzul, dai, alla Pizzul.
Amici, la rete di Damsgaard, il primo gol su calcio di punizione diretto in questa edizione degli europei. Il gol di Damsgaard è il primo gol subito dall'Inghilterra in Euro 2020. Si interrompe una serie di 690 minuti, di 91 minuti per gli inglesi senza subire reti. Kasper Schmeichel è il secondo portiere nella storia del calcio ad aver parato un rigore in una partita degli europei e dei mondiali. L'altro portiere che ci riuscì è Gianluigi Buffon. Grazie alla vittoria sulla Danimarca, l'Inghilterra ha raggiunto la prima finale di un europeo della sua storia. E con il gol contro la Danimarca, Harry Kane ha raggiunto Gary Lineker a quota 10 in vetta alla classifica dei migliori marcatori della nazionale inglese nei tornei internazionali. A te, Variale. Tra i club nazionali, Harry Kane ha segnato più gol, 15, e Kasper Schmeichel, che è a qualsiasi altro portiere, l'Inghilterra si è qualificata per la finale degli europei per la prima volta nella sua storia. Finora ha giocato al maggior numero di gare, 37, senza mai disputare una finale e quindi un'uscita a vuoto, come faceva Walter Zenga. A te la linea, Valeria, sul fondo. Bravo, ci divertiamo. Guarda, Ezio, Ezio, solo la lettura di questa grafica prevedeva la tua partecipazione oggi. Grazie, io guarda, sono sempre a vostra completa disposizione, perché siete degli amici, siete competenti, è una bella trasmissione, quindi quando lo ritenete opportuno chiamatevi, io intervengo con piacere. Grazie Carlo, grazie Ezio, dicevo Carlo perché invece ho perso Carlo che si è scollegato e adesso vediamo se rientra. No, grazie Ezio per le tue parole, sei un amico anche per noi, eccolo qua Carlo. No, ti ho visto andare via Carlo, era forse la... Ho schiacciato un tasto sbagliato. Senti Carlo, siccome siamo già un'ora oltre il previsto, sì. La grafica che tu hai preparato immagino si possa vedere anche domani, o sbaglio? Ma vai, facciamola vedere adesso, che visto che ci sono... facciamola vedere adesso, vai al volo allora, vai. È la grafica di una squadra vincente, quindi secondo me va messa e va commentata dai nostri ospiti, se Gigi ce la mette. Vada come vada la finale, voi avete già vinto questo europeo per conto mio. Peccato che non c'è Igor, vedi, se no potevamo... Mamma mia, allora, questa è una sorpresa, non sapevo. Questa è una sorpresa, lo giuro, io pensavo, ve lo giuro su mia figlia, io pensavo fosse una grafica tecnica, per cui ho detto, vabbè, la vediamo domani, e invece no, è una grafica di cuore, quindi grazie Carlo, sei un tesoro. Siamo d'accordo Carlo, siamo d'accordo. ma guarda che è molto tecnica, è molto tecnica. È vero, perché c'è professionalità, talento, diciamo la solarità, competenza, precisione, la caparbietà e poi simpatia, conoscenza e destro che danno il tutto in un unico finale risultato riassuntivo che è persone vere, che è la cosa più bella che uno penso si possa sentir dire. Tra l'altro prima abbiamo visto passare anche il messaggio di Igor, che oggi non c'è, ma saluta chiaramente tutti gli ospiti. Ciao Igor! Un saluto ai miei amati colleghi, un abbraccio a Riccardo e anche a Claudia, aggiungo, per quanto non vi conosciate direttamente, e un bacio cinematografico a Valeria. Va bene, grazie per il bacio cinematografico, caro Igor. Allora, andiamo a vedere la rubrica Legends, cioè andiamo un pochino indietro nel tempo, sempre 8 luglio, l'8 luglio rimane, però andiamo all'8 luglio del 1990, la finale dei mondiali 1990 tra Argentina e Germania Ovest, vincono i tedeschi 1-0 sull'Argentina, una delle finali un po' meno spettacolari della storia dei mondiali, che appunto vide la Germania Ovest imporsi sull'Argentina nella sfida dell'Olimpico di Roma. I tedeschi, dopo una gara avara di occasioni da rete, con entrambe le squadre molto chiuse in difesa, hanno trovato poi l'episodio favorevole all'85esimo, con, a proposito di rigori, un rigore trasformato da Brehme che segnò il terzo titolo mondiale per la Germania. All'Argentina invece non riuscì il bis dopo il mondiale vinto in Messico 4 anni prima, peraltro con una squadra nettamente superiore e un Maradona all'apice della carriera. Questo vuol dire che tutto è possibile. Quindi terminerei così. Riccardo Cresci, in funzione del tuo ruolo anche di meteorologo e formatore e uomo che si occupa di previsioni del tempo, le previsioni... per domenica 11 vediamo luglio alle ore 21. Previsioni per Wembley, allora. Allora, il sole ci sarà,
quindi già è qualcosa anche in mattinata e al pomeriggio. Le piogge saranno poche, non farà caldo rispetto a quello che c'è qui, anzi è fresco perché saranno 21 gradi, quindi 21 gradi per Londra va bene, insomma anche per l'Inghilterra, ma a Wembley la sera potrà esserci qualche goccia di pioggia, quindi non escludo quella pioggerella, però ecco, inglese, che non dà poi quel fastidio ai nostri azzurri, anzi rinfresca un po', con una temperatura percepita di 18 gradi, quindi direi che tutto sommato ce possiamo sta, ecco come si dice possiamo a Roma. Sta. Dai, vale. 18 gradi va bene, si può giocare tranquillamente, sarà un weekend quindi con qualche nuvoletta di passaggio, ma insomma il clima inglese lo conosciamo tutti, di certo non c'è questo caldo e questo sole, no? Ecco. Sempre il kiwi nello zainetto, insomma, quando si va. Esatto, lasciamo il kiwi nello zainetto, bravo. Va bene, allora io ringrazio di cuore Riccardo Cresci, guarda, parto da te, grazie Rick, per essere stato con noi oggi. Grazie per questo parterre meraviglioso, anzi sarò contento di tornare un giorno quando si potrà, volentieri. Grazie per le limitazioni di Corrado, soprattutto. Ma figurati, adesso sui social ti tampino, sappilo. Bravo, prenditi il pezzettino e fallo girare, così vai, alla grande. Va bene, ciao Rick, grazie, ciao, a presto, Riccardo. Buon lavoro e buon proseguimento a Riccardo. Cara Claudia, grazie per essere stata con noi oggi, in bocca al lupo. Dove giocherai l'anno prossimo, sempre in Sassuolo? Sempre a Sassuolo, anche l'anno prossimo. In realtà è fra una settimana, perché iniziamo martedì, però... Sì, appunto, è vero. Ormai ci però siamo. L'anno prossimo si intende come stagione, ecco, quel concetto sì, lì. Sì, sì, sempre a Sassuolo. Grande, città importante, progetto importante, società importante. Ambiente, per cui... bellissimo ambiente. Ecco, e anzi ringraziamo anche Sassuolo Calcio Femminile per averci concesso oggi di avere ospite la super attaccante Claudia Ferrato. Ciao Claudia, in bocca al lupo, un abbraccio. Ciao Claudia, grazie. Grazie di cuore al mio amico Eziuccio Morina. Ciao Ezio! Ezio, forza Juve! Forza Juve! Forza Juve sempre! Sempre, fino alla fine! Grazie! Ciao Ezio, grazie di cuore! Un abbraccio anche a Ezio Morina. E a questo punto rimango con i miei uomini, non c'è Barbazza oggi, ma ci siete voi che riempite con il mio cuore. Ma non si vede niente la classifica aggiornata, perché io ieri ho indovinato il risultato. Infatti secondo me facciamola vedere al volo, Barbazza, Gigi. Barbazza che ha oscurato tutto. È per questo che non c'è Barbazza. Attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione. Abbiamo 5 punti di distanza tra David Pratelli e Nicola Legruttaglie, 81%, 76%, ma... i punti sono 16 rispetto ai 15 di Barbazza, per cui ragazzi ancora tutto da giocarsi sulla finale. Vedremo. Io potrei proporre un'altra cosa. Mamma e se mia. Andassimo a cena tutti assieme... Va a finire vicco davvero. Spero di non qua. Io rinuncio. Ma se andassimo a cena tutti assieme, no? Vale. Io la propongo. Allora, facciamo così. Io farei così. A prescindere da chi vince, andiamo tutti a cena e giustamente chi vince non paga. Ciao dopo cena. No, non paga. Non offriamo cena noi. Va bene, Carlo, cos'è che vuoi dire? Mi raccomando, non sbagliarti, il prossimo pronostico devi chiedere prima alle Grottaglie e poi a David. Va bene. Perché sennò Davide, farò così. Perché sennò David dice un risultato, le Grottaglie lo copia e ha vinto per forza. Quindi occhio. Hai ragione, vedi che Carlo mi ha dato il time out, vedi, il mio mister, il mio coach, grande coach, perfetto, va bene. Grazie, Carlo Nicolini, David Pratelli, grazie a voi per averci seguito, ci vediamo domani in attesa di arrivare a domenica 11, finalissima Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Buon pomeriggio a tutti, ciao. Alla prossima, ciao. Ciao.